Mobili di antiquariato ed epoca, oggettistica vintage e modernariato. Se li stai cercando, la risposta è l'Emporio dell'Usato in via Provinciale Fogliense, Urbino, a Casilina di Auditore, vicino alla Carrozzeria International di Truffa. Un vasto assortimento per qualità e unicità a prezzi piccoli piccoli. L'Emporio dell'Usato, chi cerca trova. Ti aspettiamo per informazioni al 339-591-1037. Tisana Oreca 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta brevettata Tisana Oreca 2. I prodotti Tisana Oreca 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casilina di Auditore. Scegliete Tisana Oreca 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisana Oreca 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casilina di Auditore vicino ad Urbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e via addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casilina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casilina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Ciao mamme, ciao papà. Allora, i bimbi sono nervosi, sono arrabbiati, arrivano alla sera che sono stanchi, stressati. Proviamo a farli sfogare. Oltre allo sport che magari molti dei vostri bimbi già praticano, un ambiente chiuso, all'aria aperta, quindi non so, calcio, pallavolo, basket, bicicletta, alla sera prima di andare a letto prendete un cuscino bello grande e vi mettete davanti a vostro figlio e gli dite un pugno per ogni cosa che in quella giornata li ha fatti arrabbiare o li ha fatti innervosire. Non so, un amichetto gli ha preso un colore senza chiederlo e quindi questo l'ha fatto innervosire, l'ha fatto arrabbiare. Può essere una cosa semplice, può essere una cosa più complessa, scoprirete veramente, verranno fuori delle cose che magari non vi hanno raccontato perché loro in quel momento non ritenevano importante dire. Provate, un pugno al cuscino, ogni cosa che al bambino ha fatto arrabbiare o innervosire durante la giornata, però lo dovete fare anche voi. Quindi alla fine vi mettete voi davanti al cuscino, prendete a pugni il cuscino e dite anche voi che cosa in quella giornata vi ha fatto arrabbiare, in modo da condividere insieme a loro i momenti negativi, non solo quelli belli, ma anche i momenti negativi che voi non avete potuto vivere insieme a loro perché magari erano a scuola, voi eravate al lavoro, loro erano fuori casa. In modo da farli anche parlare, anche se lo dicono semplicemente, danno un pugno, oggi sono arrabbiato perché ho preso un brutto voto a scuola, è un modo per farli aprire, per farli sfogare, per farli parlare insieme a voi. Ed è un modo per coinvolgere anche i bambini e i genitori, coinvolgerli in un momento tutto vostro, divertente allo stesso tempo, perché i bambini si divertono a prendere a pugni un cuscino, e così parleranno con voi, si sfogheranno con voi ed è un momento così solo vostro in cui potete tranquillamente aiutarvi a vicenda. Provate, poi fatemi sapere com'è andata. Vi aspetto su Facebook Alessandra Palazzi o al mio indirizzo email alessandra@tuxway.net. Ciao!